come arpeggiare con la mano destra. Lo andiamo a vedere in questo video, ma prima sigla. Oggi cercherò di darvi dei consigli su come cominciare ad arpeggiare con la mano destra. Nel mio metodo per chitarra, corso di chitarra elementi base, ho dato all'allievo dei semplicissimi esercizi per cominciare ad arpeggiare. Per quanto riguarda l'impostazione della destra, è importante appoggiarsi, a mio parere, con due dita sulla cassa della chitarra, arpeggiare con il plettro cercando di alternare la pennata. Non è sempre obbligatorio alternare, ma è meglio alternare. Il primo esercizio del mio metodo per chitarra è il seguente sul giro di Do maggiore. Va fatto sugli accordi di Do, di La minore, poi anche su quelli di Re minore e di Sol settima. Successivamente dovrete dimezzare la durata di questi accordi e dimezzarla ancora in questo modo. E così via sugli altri accordi. Dimezzandolo ancora si ha questo. Dovrete farlo anche sul giro di Sol, sul giro di La. Il secondo esercizio è leggermente diverso. Ripeto che non è obbligatorio alternare la plettrata, ma è consigliabile. E così via per tutti gli altri accordi del giro di Do, di Sol e di La, riducendo sempre la durata, dimezzando come ho fatto per il primo esercizio. Il terzo esercizio usa anche le note basse dell'accordo. E così via per tutti gli altri accordi del giro di Do. Ovviamente poi dovrete dimezzare e dimezzare ancora, come vi ho fatto vedere precedentemente, la durata degli accordi e farli sia per il giro di Sol che per il giro di La. Ora andiamo a vedere un pochino l'applicazione in alcune canzoni. Una di queste, ad esempio, è Children of the Damned degli Iron Maiden. Un altro brano interessante per applicare queste tecniche è Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, della bellissima versione di Guns N' Roses. Qui dovremo fare attenzione anche alla mano sinistra. Il brano che andiamo a vedere adesso è Sweet Home Alabama di Lynyrd Skynyrd. Non so bene come si pronuncia. Cercate di dare ritmo con la destra agli arpeggi. Degli arpeggi c'è bisogno anche di ritmica. In un video successivo parlerò anche proprio di come dare ritmica agli arpeggi. 3-4. Quindi in conclusione, seguite bene questi consigli per l'impostazione della mano destra sugli arpeggi e comincerete a suonare e ad arpeggiare. Se volete saperne di più, nella descrizione del video ci sono i link per acquistare il mio metodo o i miei metodi e se vi interessa fare lezione con me in presenza oppure online in English e Espanol, potete contattarmi, trovate tutti i miei contatti nella descrizione sempre del video. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per seguire queste e tutte le altre lezioni e grazie ancora, buona musica, buono studio, ciao!